Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è arrivato il momento di spacchettare tantissimissimissime ragazzi. Questa è solo una piccolissima parte di tutte le novità che mi sono arrivate dai nostri brand preferiti e che andremo a spacchettare oggi. Appunto, sono tutte novità, make up e beauty, e andiamo a vedere le nuove uscite e che cosa si nasconde in tutti questi pacchettini. Se mi seguite su Instagram, alcune di queste cosine le avete già viste, ma so che non tutti quelli che mi seguono su YouTube mi seguono anche su Instagram, stessa cosa per TikTok, quindi oggi spacchetteremo tutte le novità in un unico video. Vado in ordine totalmente random, iniziando con Revitalash Cosmetics. Come sapete, uno dei segreti delle mie ciglia super super lunghe, che non mi sono state donate da madre natura, ma mi sono state donate da Revitalash, perché è un siero, come sapete, ve ne parlo da un bel po' di tempo, non sono mai stata pagata da questo brand per parlarvi bene, attenzione. Lo sto utilizzando ormai da oltre un anno, forse anche un po' di più, ed è stato per me miracoloso. Mi ha cambiato le ciglia, me le ha praticamente raddoppiate in lunghezza, non devo fare più la laminazione, non utilizzo più il piegaciglia perché stanno piegate all'insù, cioè io metto il mascara ed ho queste ciglia pazzesche. Tutti mi chiedono come faccio, se ho la laminazione o l'extension. No, assolutamente, il merito è sì dei mascara, che naturalmente cioè me le allungano, ovviamente non sono proprio così, ma tanto merito va anche naturalmente a Revitalash. E mi hanno spedito, questo non è il siero classico, che è quello che sto utilizzando tuttora, che ho utilizzato fino adesso, ma è uscita la versione per occhi sensibili, la versione Advanced Sensitive, perché è vero che è miracoloso sulle mie ciglia questo siero, ma è anche vero che tende ad essere un pochino, non voglio usare la parola aggressivo perché non è vero, non mi fa male né niente, però tende un po' a farmi un po' di arrossamenti, perché appunto è molto molto potente. Quindi sono contenta che sia uscita la versione per pelli sensibili, perché spero che mi tolga appunto questo rossore, che è un po' un effetto collaterale di sieri, dei sieri di questo tipo, ma non voglio smettere di utilizzarlo, perché se questo è l'unico effetto collaterale che devo avere, appunto un po' di iperpigmentazione, se ho queste ciglia io continuo ad utilizzarlo. Altre novità che mi sono arrivate, queste da Diego Dalla Palma. Guardate che carini i pacchettini che manda questo brand, sono sempre molto curati. All'interno ci sono in full size i due mascara super super famosi di Diego Dalla Palma, c'è il My Boy Toy. Scusate, My Toy Boy e My Happy Toy, che hanno queste forme molto particolari. Eccoli qua, ci giocano tantissimo naturalmente dal nome, sul fatto che abbiano questa forma molto, diciamo, unica e anche riconoscibile, ma sono degli ottimi mascara che io utilizzo quotidianamente. Tra l'altro qui proprio nel cassetto ho quello che sto utilizzando al momento, quindi appena finisco questo ho già un nuovo backup fantastico. E poi mi è arrivato, sempre nello stesso pacchetto, c'è anche questo mini Toy Boy da viaggio, perché appunto è uscito anche in versione mini size. Questi mascara sono entrambi favolosi, bisogna però stare attenti perché gli scovolini sono abbastanza spessi, quindi se non siete abituati a scovolini di questa forma, appunto bisogna andare un pochino più con attenzione, ma prendono tutte le ciglia, le allungano tantissimo, sono super super neri e non sbavano. Poi mi è arrivata una novità anche da Etherea Cosmetics, anche questo pacchettino davvero molto molto carino con il nastrino rosa, sempre bellissimi i pacchetti Etherea. All'interno mi hanno spedito, ragazzi, queste sono delle tisane, hanno un profumo buonissimo tra l'altro, e sono delle tisane detox. Ci sono anche delle caramelle nel pacchetto. E poi c'è questa super novità che è la Puri Mask, ed è una maschera purificante, quindi più adatta per pelli miste o grasse, a base di argilla. Oltre all'argilla contiene anche carbone vegetale, che le dà questa colorazione nera, e acido salicilico, che sapete è un ottimo ingrediente per andare ad esfoliare la pelle. Quindi sono molto curiosa di andare a provarla, per quanto mi riguarda una pelle mista l'applicherò solo sulla zona T. Altra scatola
cartolina che mi arriva da uno dei miei brand skincare preferiti di Pixi Beauty. Adoro perché mi hanno spedito il mio tonico preferito, il Glow Tonic, che contiene acido salicilico, quindi è fantastico per esfoliare la pelle e renderla luminosa. Utilizzo questo tonico ormai da anni e sono molto felice perché mi hanno spedito sia la versione in full size che la versione mini size personalizzata. Ragazzi, c'è il mio nome sulla boccetta, così riuscite a vedere l'etichetta, c'è il mio nome. Adoro. Quando ti arriva una sorpresa da Saint Laurent non puoi che saltare di gioia, almeno per quanto mi riguarda, anche se faccio questo lavoro da 13 anni, ogni volta che mi arriva un pacchettino da uno dei miei brand preferiti di sempre, da quando sono piccola, sono sempre emozionata, mi conoscete, lo sapete, e appunto mi è arrivata questa novità, mi sono arrivate queste novità da Saint Laurent. Ci sono tre prodotti all'interno della nostra busta e sono due rossetti ed il nuovo fondotinta All Hours in versione stick. Questo è il pack del fondotinta e questo è il prodotto appunto in stick. Anche come colorazione mi sembra perfetto perché non si vede una volta che lo sfumo sulla pelle. Voglio provarlo con voi in un video questo fondotinta perché ho sentito parlare moltissimo e sono molto molto curiosa di vedere come funziona sulla mia pelle. Fatemi sapere naturalmente se vi interessa. La mia colorazione è la BR30 Cool Almond e poi ci sono due rossetti della linea The Bold. Sono il numero 10, che è questo colore un po' più rosato pesca, e poi questo più scuro è il 1971. Ed eccoli a voi swatchati. Queste sono due passate, devo dire molto molto morbidi, sembrano molto idratanti e anche il colore è molto pieno, sono davvero molto pigmentati. Nuovo arrivato anche da Face D, apriamo e vediamo di che cosa si tratta. Ok, c'è un prodotto ed è il Pure C Intensive Treatment. Mi sembra molto promettente come prodotto, 16% di vitamina C pura in acido ialuronico ed è un siero per il viso. Sono queste quattro fialette con il contagocce ed è un trattamento intensivo antietà di 2 settimane che promette di aumentare la produzione di collagene del 13% in sole 48 ore. Come vi ho già detto, la vitamina C è un ottimo alleato per la nostra skincare, ma dovete stare attenti se avete la pelle sensibile perché in concentrazioni alte può essere abbastanza aggressiva sulla pelle, ma se riuscite a tollerarlo questo prodotto mi sembra veramente veramente ottimo dagli ingredienti. Proseguiamo con Comfort Zone. Mi è arrivato questo pacchettino da questo brand, che è un brand di skincare. Se non conoscete questo brand dateci un'occhiatina perché merita davvero, hanno prodotti di origine naturale, d'agricoltura rigenerativa, e meritano veramente più attenzione secondo me di quella che ricevono. Questa in particolare è la linea aging, cioè questo siero intensive serum che è rassodante e levigante, e poi il fluido levigante per collo e décolleté. Appunto è una linea anti-age, quindi è una linea anti-rughe. E ultimo ma non per importanza ci sono gli eye patch, sempre della stessa linea, che come sapete sono un prodotto che io adoro quando ho bisogno di un po' di idratazione extra o magari sono particolarmente stanca, vado sempre ad applicare gli eye patch sul contorno occhi. Vanno tenuti 10 minuti e sono un trattamento molto nutriente a effetto maschera. Sempre per quanto riguarda la skincare, mi è arrivata anche una novità da Miamo ed eccolo qua, questo è un nuovo siero, è il Glow Power Serum, che si può utilizzare in 3 modi, è un multiuso, si può utilizzare sia come primer per il viso che come illuminante che come siero per la skincare. Anche qui, se non conoscete questo brand dateci un'occhiatina, se mi seguite da un po' lo conoscete perché ne abbiamo parlato già diverse volte su questo canale. Menzione speciale anche a Chiara Ferragni che mi ha spedito tutta la sua nuova collezione di make up. Se avete visto il video dedicato abbiamo utilizzato tutti i prodotti di questa collezione, magari ve lo linko giù nel box informazioni, abbiamo già
testato e visto assieme tutti i prodotti di questa collezione, ma volevo fare una menzione speciale anche in questo video. E tra l'altro volevo fare una piccola parentesi, perché alcuni pensano che Chiara mi paghi per parlare dei suoi prodotti. Volevo dire che non è assolutamente così, non l'ha mai fatto, se ve li faccio vedere, perché uno piacciono a me, ma due so anche che sono interessanti per voi e volete vedere come funzionano. Appunto, abbiamo già visto tutti quanti questi prodotti, li ho lasciati però nella box perché volevo assolutamente inserirla anche in questo video, e sono tantissimi prodotti labbra e una palette per gli occhi. Appunto, non vado a farveli vedere nuovamente tutti perché mi ripeterei, ma potete andare a vedere il video che vi linko qua sotto, dove appunto li vediamo tutti più nel dettaglio. Altre meraviglie mi arrivano da Benefit Cosmetics, uno dei miei brand preferiti di sempre, con cui ho lavorato tantissimo, quindi lo sapete, Benefit sempre nel cuore. E mi hanno spedito le novità natalizie, sono questi due set. Il primo è il Jolly Brow Brunch e contiene la Precisely My Brow Pencil, il Gimme Brow ed il Gel Fissante 24 Hour Brow Setter. Importante sottolineare che sono tutti e tre prodotti in full size. All'interno di questa scatolina, che è decisamente riutilizzabile perché è in latta, quindi possiamo andare ad utilizzarla poi per il nostro make-up, ci sono questi adesivi molto carini natalizi. Davvero carino il pack, super adatto per un regalo per se stessi, ma anche da fare a Natale. E all'interno troviamo i nostri prodotti Benefit, che appunto sicuramente conoscete già. Tra l'altro oggi ho utilizzato proprio lei per le mie sopracciglia, questa in colorazione 3, io ho utilizzato però la 2.5. comunque, quanto è carina la carta Natale di Benefit, c'è persino il koala con il berretto natalizio. Io adoro, ma adoro il Natale, quindi tutte queste cosine mi fanno impazzire. E poi altro set novità per questo Natale, questo contiene tre prodotti, due sono in full size, uno in mini size. All'interno troviamo sempre il Gimme Brow, poi c'è uno dei miei mascara preferiti di sempre, ovvero il The Real Magnet, lo conoscete sicuramente, ve ne parlo molto spesso. E poi il mini size è invece quello del primer. All'interno di questo set troviamo il The Professional Light Primer, quindi la versione light molto leggera, che non si sente sul viso. E poi ultimo, ma decisamente non per importanza, c'è quest'altro pacco grandissimo che mi arriva sempre da Pixi. E all'interno, meraviglioso davvero questo pacchetto, ma i pacchettini Pixi sono sempre bellissimi. Molto curiosa però, perché questa è una delle collezioni che più volevo provare, ed è la collezione al collagene. C'è il nuovo tonico appunto a base di collagene d'acacia ed ha un effetto volumizzante sulla pelle. Molto curiosa di provarlo questo. Poi c'è questo pack contenente tre maschere in tessuto, appunto anche questa a base di collagene, che promettono più volume sulla pelle del viso, quindi vanno ad avere un effetto praticamente rimpolpante sul viso. E poi altri due prodotti super interessanti di questa linea sono il siero per contorno occhi, non ne ho mai provato uno a base di collagene, quindi non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo, e poi stesso principio attivo anche per questo balsamo labbra nutriente. Voglio proprio vedere com'è questo lip gloss lip balm, perché anche questo promette un super effetto volumizzante. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanella, altrimenti YouTube non vi fa vedere i miei video. Io vi auguro un buon weekend, perché questo video lo vedrete domani, che è venerdì, mentre io lo sto filmando giovedì, quindi voi siete tipo nel futuro, quindi appunto vi auguro un buon fine settimana e noi ci rivediamo con un nuovo video lunedì, sempre alle 17:30, ormai lo sapete, ma non può mai mancare il nostro abbraccio finale ancora più forte, vi stringo, di venerdì, perché poi non vi vedo fino a lunedì. Quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimo. Noi ci vediamo appunto lunedì. Bacio grandissimo. Ciao!